È aperta la nuova stagione di Venere d'Italia. 393-9678-691. Ed anche quest'anno l'iscrizione è completamente gratuita. Su settevanis.gq ragazze, vi stiamo aspettando. Ed eccolo il presidente, diciamo stanco decisamente, ma soddisfatto e sempre in carica, perché in un attimo, quando c'è l'entusiasmo, la voglia di fare, si parte per mille cose. Tanti ostacoli visto il periodo difficile, ma le grosse ed attese manifestazioni dell'estate pescarese non si fermano, grazie soprattutto alla vostra caparbietà. Assolutamente sì, io ovviamente ringrazio il sindaco che mi ha voluto dare questa, diciamo, fiducia nel diventare presidente di questa onorevole ente manifestazioni pescaresi, e soprattutto in questo periodo in cui ovviamente dobbiamo dare un segno alla cittadinanza per riuscire da questo da questa embolia, da questa tristezza anche, no, che ci ha comunque invaso in questi giorni di lockdown, di malattie, di perdite, di purtroppo di persone a noi vicine, e quindi dobbiamo dare un segno sicuramente di positività, ma un segno anche di allegria, ovviamente sempre in sicurezza, perché noi comunque le organizzazioni le facciamo sempre avendo come base di riferimento la sicurezza dei luoghi in cui c'è spettacolo, perché lo spettacolo va bene, ma le persone che vengono anche a godere di questo spettacolo devono essere tranquille, perché comunque in ambienti sanificati, in ambienti dove c'è distanziamento, dove comunque c'è un controllo. Però ben vengano questi spettacoli all'interno del PeFest, quindi come teatro, musica, jazz in particolare, ma anche pop, e con Funambolica che apre le fila di questo festival. Sappiamo ormai Funambolica è arrivato al quindicesimo anno di edizione per quanto riguarda il festival circense, e quest'anno con il direttore artistico De Ritis sicuramente abbiamo fatto un bel cartellone, perché a differenza dell'anno scorso, che purtroppo c'era il problema che gli internazionali non potevano venire in Italia, invece quest'anno vengono anche artisti da fuori, quindi addirittura dall'Africa, dall'America, eccetera, e quindi siamo riusciti a organizzare, ripeto, grazie all'intuito e all'esperienza del nostro direttore artistico De Ritis, un bellissimo cartellone che andrà dal 19 giugno fino al 4 luglio. Questo diciamo il periodo completo. Inizieremo con gli spettacoli al D'Annunzio, quindi all'Arena all'aperto, con tre repliche del clou, del festival, quindi col Gran Galà, e poi ci trasferiremo anche al porto turistico, dove ci saranno appunto anche lì artisti internazionali, e per concludere dopo nuovamente torneremo al D'Annunzio per le ultime serate di spettacolo. Un bel binomio quello tra l'ente manifestazioni pescaresi ed il Funambolica, che è uno dei fiori all'occhiello e che ha reso Pescara un riferimento nazionale di prima grandezza, e quindi un riferimento a livello mondiale per quella che è l'arte circense, un'arte
nobile, antica, ma che sa sempre rinnovarsi anche attraverso quelli che sono i nuovi media e la nuova comunicazione. Assolutamente sì, infatti veramente cioè, è uno spettacolo, non è uno spettacolo, perché abbiamo ovviamente artisti di carattere internazionale che hanno partecipato a diversi premi e che li hanno anche vinti, quindi dal Circo di Monte Carlo, New York, eccetera. Qui ovviamente siamo a contatto con veramente artisti con la maiuscola. E quindi questo è anche un invito a tutta quanta la cittadinanza a partecipare sempre più numerosi a questo spettacolo, perché veramente è una gioia non soltanto per i bambini come erroneamente si può pensare, ma per tutta la famiglia, ma anche per persone che comunque vogliono godere di questo, diciamo, di questa allegria, ecco, che anche se i clown, no, dicono che comunque sono mettono tristezza, a me invece mi fanno veramente ridere, divento di nuovo bambino nel vederli all'opera. Quindi veramente sono veramente contento di rappresentare questo spettacolo come ovviamente presidente, e onorato di questa possibilità, e sempre cercherò di dedicare il mio tempo, seppur breve, a questo, diciamo, a che le cose possano essere sempre migliori, migliorarle sempre a servizio della cittadinanza. Allora presidente, grazie per aiutare Pescara a mantenersi sempre giovane, eterna bambina, nel senso dell'entusiasmo e della voglia di fare. Molti complimenti e molte grazie. Grazie a voi e a tutti quanti, grazie di nuovo. Ecco Simone D'Angelo, vicepresidente dell'ente manifestazioni pescaresi. Simone D'Angelo, che avevamo incontrato qualche tempo fa e che quindi dimostra di aver pedalato in gruppo, in cordata, con questa bellissima equip molto caparbia, e quindi eccola qui, promessa mantenuta, confermato il Funambolica giunto alla 15ª edizione. Sì, il Funambolica ormai è un caposaldo dell'offerta culturale ed artistica della città di Pescara, è capace comunque di attirare il grande pubblico già dagli inizi, ormai 15 anni fa, è un direttore artistico di fama internazionale, un festival particolare, interessante, che crea comunque gioia sia nei più grandi che nei più piccoli. E soprattutto ha un sapore particolare, perché è il sapore della rinascita, il sapore di un nuovo decreto che inizia a farci tornare a vivere in maniera sempre più libera. Molti ostacoli, visto il periodo, le difficoltà aumentano, le ore di lavoro si allungano, però diciamo che la soddisfazione è doppia per l'entusiasmo di risorgere. Assolutamente sì, noi stiamo cercando comunque di risolvere tutti i problemi causati dalle restrizioni Covid, lavorando duramente affinché ci possano essere più repliche degli spettacoli, perché chiaramente il teatro d'annunzio in primis non può ospitare le famose 2000 persone, ma ci dobbiamo accontentare di 800 e qualcosa per ogni serata, quindi comunque dobbiamo in qualche modo accontentare tutte le persone che vogliono gioire degli spettacoli e usufruire di questa quindicesima edizione del Funambolica, e quindi le repliche non possono che essere dovute ed obbligatorie. Molte grazie e molti complimenti. Grazie a voi, a presto, alla prossima.